Rocca Piemonte, Associazione Tre Castelli. Siamo col responsabile settore musicale dell'Associazione Tre Castelli, Mimmo De Feo. Le ragioni di questa vendita sono legate a, prima di tutto a portare nell'associazione, oltre che l'impegno che ci mette da anni Tre Castelli nel settore ambientale e sportivo, principalmente le cose principali che organizza l'associazione, volevamo dare un segnale nuovo, visto che a Rocca Piemonte ci sono molti ragazzi che studiano musica, c'è stata una famosa scuola di musica qui, la CMC, c'è un fermento musicale, molti ragazzi bravissimi che ormai fanno attività proprio di musicisti, e quindi volevamo ripercorrere un po' quelle orme che ha visto Rocca Piemonte protagonista nel campo musicale con la scuola di musica, e quindi creare all'interno di un'associazione che di solito non si occupa di musica, creare un settore ex novo, appunto musica e spettacolo, per il quale io sono responsabile, e che stiamo cercando di, come dire, di proporre iniziative. La prima è stata quella dei colori della musica, già che ha visto la nascita 2 anni fa, quindi è arrivata alla seconda edizione. Lo scopo che ci proponiamo è quello di creare appunto eventi musicali, fare cultura musicale sul territorio, indirizzare i ragazzi verso un settore nel quale potranno trovare spazi nuovi, potranno conoscersi, dialogare, uscire da alcune forme di emarginazione molto presenti sul nostro territorio. E quindi questa idea di fare dell'associazione anche, come dire, un momento ricreativo e culturalmente valido per quanto riguarda la musica, è sfociato poi in una serie di concerti che ha visto protagonista già quest'anno, a settembre, l'anno scorso, cioè a settembre, un grande amico, fratello musicista, grande bluesman, armonicista di fama mondiale qual è Fabrizio Poggi, che è qui accanto a me, e che stamattina, diciamo, ci vede coinvolto in un dialogo con i ragazzi, che proprio nello spirito di quello che dice, con i ragazzi delle scuole, del liceo scientifico di Rocca Piemonte. Questo progetto della serata di questa sera all'auditorium delle scuole medie è legato anche a un progetto che stiamo iniziando a portare avanti come associazione, che si chiama La Casa della Musica, nella quale vuole raccogliere i musicisti, gli appassionati, coloro che vogliono capire che cos'è la musica, coloro che vogliono attraverso la musica dialogare, trovare momenti anche di svago, discutere anche delle problematiche più importanti, ma che la musica dia loro un po' di speranza. Quindi io credo di aver detto tutto e passo la parola, il microfono no, perché passa la telecamera, al mio fratello musicale Fabrizio Poggi. Fabrizio Poggi, grande musicista, abbiamo già detto, riconosciuto, acclamato in tutto il mondo, ma qual è il suo messaggio in una località, una piccola comunità come Rocca Piemonte? Questa è una località di cui sono venuto quest'estate a suonare e mi sono subito accorto che c'è molta passione, molta profondità nell'affrontare davvero la musica, e soprattutto la musica afroamericana, una musica che tocca l'anima, una musica che, per riallacciarmi a quello che ha detto Mimmo, ha davvero a volte un potere miracoloso, ha il potere di guarire le persone dalla malinconia, dal male di vivere, eccetera. La musica veramente può dare tanto, e persone come loro sono molto importanti per cercare di coinvolgere anche le generazioni, diciamo, più giovani. Le giovani della generazione. E quindi la musica come messaggio sociale, diciamo, anche. Sì, la musica è un linguaggio, perché davvero trascende il colore della pelle, lo stato sociale. Se tu apri il cuore alla musica, la musica ti potrà fare tanto bene. Ci dica qualche cosa sul suo programma invece musicale di questi due appuntamenti qui al Ricigno di Rocca Piemonte e poi stasera. Stasera. Ma io ho il privilegio di essere ospite di una grande band locale, per ora, che si chiama Blues Age, che comprende musicisti di grande caratura, come appunto Mimmo De Feo al basso, Dino Truppa alla chitarra, Francesco Coppola Bove alla batteria, poi c'è una giovane e grandissima cantante che è Diana D'Alessio. E quando ci troviamo sul palco, veramente credo che le persone che ci vengono a sentire e che ci verranno a sentire
colgano questa connessione che c'è fra di noi. Il messaggio è quello che spero che saranno numerosi, come ieri sera al concerto del Tribuno c'era in tribuno, anche questa sera all'auditorium delle scuole medie per il concerto dei Blues Age e del grande Fabrizio. Io voglio concludere dicendo qualcosa che non ho detto di Fabrizio, ringraziandolo per la partecipazione e per le belle parole che ha avuto verso i componenti del gruppo, verso la band tutta, e poi dire che lui dopo questa esperienza con noi qui partirà per l'America in tournée con Gay Davis, un grande chitarrista afroamericano col quale lui ha coprodotto un disco importantissimo, Juba Dance, che sta ai primi posti nelle classifiche sulle radio americane, ha vinto il Jam Winner come miglior disco acustico dell'anno e ha avuto la nomination per l'Oscar Award 2014 del blues. Quindi quale migliore inizio poteva avere l'associazione nel proporre quelle cose che vuol proporre, con una grande serata stasera, con un grande personaggio oltre che dal punto di vista musicale, dal punto di vista umano. Quindi io concludo dicendo buon blues a tutti e buona musica. Questo progetto che è legato a un discorso che vogliamo portare avanti con le istituzioni, con il liceo scientifico di Rocca del Monte, che è visto dal filmato, uno dei più grandi artisti internazionali di blues. Per voi di questa età il blues è un tipo di musica un po' difficile da comprendere, però il blues non è età. Quindi ha avuto l'esempio di questo premio come miglior disco acustico dell'anno, più la progression a Memphis l'8 maggio. E poi ha suonato nei migliori club americani di blues, con grandi artisti. Io citerò qualcuno così, che devo dire? Gert Hudson. Questo approccio che lei ha avuto a questa musica blues, come è nato? Cioè, rispetto alla musica blues e non verso quelle musiche moderne e classiche, come è nato? Amore che in qualche modo la passione per il blues la legava ai suoi colleghi, posso chiamarli così, giusto? E, è vero, è così. E la società odierna però, diciamo così, con la globalizzazione ha sì unito i vari popoli e li ha in qualche modo agevolati nella comunicazione. Però i meccanismi della società odierna hanno un po' schiacciato quello che è l'amore tra i popoli, il vero sentimento. E oggigiorno il progetto che lei ha realizzato, secondo lei è ancora realizzabile, considerata appunto questa società che è sempre più fredda, i meccanismi puri? Non so. Beh, questa è una domanda, deve essere molto bravo Luigi, ma mi ha messo un po' in difficoltà, Qualcuno mi può aiutare a rispondere? Lo devo fare io, Mi sa che mi tocca, No, ma ha ragione, questo veramente sembra un mondo difficile, cattivo, con un sacco di competizione, è vero? La globalizzazione ci ha permesso di accedere. A volte nelle interviste mi dicono, vabbè, il computer ha cambiato il mondo. Io ho detto, sì, però su Google l'anima non si trova ancora, per fortuna. E questo, secondo me, riuscire a mediare. Di queste cose si preoccupavano i nostri antenati quando hanno inventato il telefono. Diranno, beh, la nostra vita cambierà, probabilmente cambierà in più. No, io volevo chiedere, la musica sicuramente è un linguaggio universale, è parlato in tutto il mondo, ma come ha cambiato il suo modo di fare musica, questa full immersion nella patria del blues? L'ha cambiato tantissimo, naturalmente queste esperienze che io ho avuto dall'altra parte dell'oceano mi hanno arricchito tantissimo, innanzitutto conoscendo molti dei miei eroi ho scoperto innanzitutto che più erano grandi come artisti, più erano persone semplici, persone alla mano. Vediamo a tutti.
Glory, glory. Hallelujah. Since I lay my faith in thou. Glory, glory. Oh, in your soul.
Grazie, grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Allora, quando da questo momento in poi, qual è il suo programma? Il suo programma nel prospettare ancora questo dialogo di musica per il mondo? Io non faccio mai programmi a lunga scadenza, preferisco sempre, diciamo, come ho detto prima, vivere la vita day by day. Ho i miei sogni, le aspettative, però penso al fatto di essere candidato ai Blues Awards, primo italiano, primo europeo, è qualcosa che va al di là. Io non so se vincerò il Blues Award e mi interessa che veramente, per me già il fatto di essere a Memphis il prossimo 8 maggio e io ho già vinto, perché là mi troverò veramente con i grandi di questo genere musicale, quindi e poi questo tour che inizierò a metà febbraio con il mio fratello musicale Guy Davis, un afroamericano che adesso è considerato l'artista più rappresentativo del blues, una persona generosa di grande cuore, cercatelo su YouTube, Guy Davis, è facile da ricordare, da memorizzare. Toccheremo 8 stati in 20 giorni e faremo quante miglia faremo, Angelina? Circa 4.000 miglia, andando a suonare dappertutto, e molti concerti saranno nelle scuole, quindi non è noi che abbiamo fatto niente di straordinario, in particolare, anche se un applauso va comunque ai vostri insegnanti, al mio amico, eccetera, per avere arrivo di Peo. Ragazzi, 5 minuti poi andiamo tutti via, quindi aspettate dove muovete. Io vi ringrazio, vi saluto, dice ancora due cose il... Sì. Prendete la situazione dei castelli chiusi da pendiri che vedrà questo avere in ferita. Io volevo ringraziare tutti per la vostra partecipazione. Rocca Vivonte, vi invito tutti stasera alle 20:30 alle scuole medie di Rocca Vivonte per il grande concerto di Fabrizio Gori.